Votazione, le do la parola dopo. Martin. Galperti. Galperti. Allora, hanno votato tutti. De Lorenzi. Lorenzis. C'era? Ok, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 77, contrari 330, la Camera respinge. Siamo all'1.71 Sarti. I pareri sono tutti contrari, anche quello della quinta commissione, deputato Palazzotto, prego. Intervengo, Presidente, anche per riprendere un punto che è passato in silenzio in questa discussione. Ovvero l'emendamento precedente a cui il gruppo di SEL ha dato un voto di astensione ha però il merito di porre un tema dentro questa discussione, che è un altro tema di interlocuzione col governo su cui, diciamo, in tutti questi giorni, settimane di discussione non è mai stata data una risposta chiara. Ovvero qual è il coordinamento tra le diverse missioni che ci sono in questo momento nel Mediterraneo? Nel senso che l'Italia partecipa al netto delle missioni, così evitiamo, diciamo, una discussione finta, al netto delle missioni di Save and Rescue, di Triton e di Poseidon, quindi escludendo quelle che riguardano il soccorso in mare dei migranti, noi partecipiamo a operazioni militari, anzi una è interamente nostra, l'abbiamo chiamata Mare Sicuro e l'abbiamo votata qualche tempo fa. L'altra si chiama Active Endeavour ed è attiva dal 2001. Nasce dopo l'attentato alle Torri Gemelle, costa a questo Paese circa 4 milioni di euro l'anno e prevede la partecipazione di molti Paesi, non solo europei, in una perlustrazione del Mediterraneo con diverse imbarcazioni navali di tipo militare, una perlustrazione del Mediterraneo per prevenire eventuali spostamenti di terroristi. Ora, al netto del fatto che in quasi 15 anni non è mai stato individuato un terrorista che attraversava il Mediterraneo con una carretta o qualunque altro mezzo, diciamo, poteva improvvisare. Sono state fermate alcune mercantili, di 500 controlli circa, pochi hanno dato esito positivo e prevalentemente rispetto a irregolarità di tipo commerciale. Davanti a questo noi ci troviamo. Ora, noi abbiamo dato un voto di astensione perché riteniamo che nell'una né nell'altra missione abbiano assolutamente alcun senso e quindi non avrebbe senso accorpare una missione dentro l'altra. Però ci poniamo un tema e un problema. Che senso ha questa militarizzazione del Mediterraneo, per di più con missioni che non si coordinano tra di loro? Che motivo abbiamo di andare a mettere ulteriori navi che fanno solo perlustrazione? La dico così, la fase 1 di Euronav for Med è una fase che serve semplicemente al monitoraggio, alla raccolta di informazioni. Bene, vi comunichiamo che il canale di Sicilia credo che sia lo specchio d'acqua più monitorato sul pianeta. Ci sono tante imbarcazioni che probabilmente dovrete mettere i parabordi alla nave Cavour per poterla mettere in mare. Ci sono gli aerei e i droni di Frontex che sorvolano continuamente quel pezzo di territorio e tutta l'Africa. Ci sono i droni che partono da Sigonella degli Stati Uniti, collegati con tutto il sistema NATO che monitorano ogni specchio di acqua e ogni porzione di territorio di quella parte. E allora, ci abbiamo una missione che ha 12 navi militari nel Mediterraneo, che si chiama Active Endeavour, si sentiva il bisogno di mettere un'altra missione in mare. Vorremmo sapere, quantomeno, visto che fate questa, se il 30 settembre nel decreto missioni possiamo discutere la dismissione di Active Endeavour o se dobbiamo continuare a spendere i soldi dei cittadini italiani in un'enorme esercitazione militare che ormai va avanti da 15 anni nel Mediterraneo. Ridurre le spese militari significa anche ottimizzare una presenza inutile nel Mediterraneo. Per noi si potrebbe cancellare, ma almeno, visto che voi non la volete cancellare, quella proprio inutile si potrebbe anche eliminare. Grazie. Grazie, deputato Palazzotto. Allora, nessun altro?
Chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione sull'1.71. I pareri sono contrari, incluso quello della quinta commissione. Gregori, Montroni, Abrignani, allora, hanno votato tutti i colleghi, Fucci, eccolo, ha votato bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 90.